Allora. Ti ha lasciato la mamma. Marianna, sta mia madre lì, eccola lì, guarda. La mamma di Pasquale, un applauso per la mamma di Pasquale. Quante volte ti abbiamo nominata. Poi vi dico anche il motivo, lo diciamo adesso dopo Susanna. Famosa mamma di Pasquale, va bene. Allora, adesso la Susanna, mamma di Pasquale, scusa, scusa, dimmi, c'è Giuseppe, Giuseppe che vuole ammirare questa donna meravigliosa che io finalmente ho il piacere di conoscere. Si può alzare un attimo, signora? La mamma di Pasquale. No, signora, lei è diventata famosissima. La donna più famosa di te. Con Pasquale. È la storia del Corriere, dici. Ogni volta parlava di lei, giustamente. No, perché per chi non lo sapesse, siccome purtroppo tutte le fidanzate che ho avuto in vita mia si chiamavano tutte Maria, e allora mia madre disse che se un giorno ti trovi un'altra fidanzata di nome Maria risparmieremo anche sulla biancheria, perché c'è scritto Maria Pasquale, no? E quindi questo fatto qui, questo discorso che io feci all'epoca ad Antenna Sud nelle prime puntate è passata alla storia, e quindi poi mia madre, ovviamente Marianna, per motivi di salute, di acciacchi eccetera eccetera, non è... Ecco. Ma stasera ha portato il corredo, signora? No. Okay, Pasquale, per questo stavi insistendo con lei. No, vabbè, che perché c'è. Non sbagliavi nome. Con lei non sbagliavi nome. Va bene, va bene. Siamo pronti? Prontissimi. A voi Susanna, un applauso, grazie. Mi metto al centro, vero, no? Qualcosa, ecco, con... E Forico si è emozionato anche a vedere, forse a vedere tutte queste bellezze qui sul palco stasera. È ammirato. Siamo pronti? Fate un cenno, non siamo ancora pronti? Ma anche Celentano faceva delle pause, Mariana. Anche Celentano faceva delle lunghe pause. Era famoso.